consigliere Trommacco. Ora passo la parola al consigliere Aurelio Ruggero. Grazie signor Presidente, un saluto al professore, al sindaco, agli assessori e a tutti i convenuti. Confesso che non è facile parlare di una persona come il professore che veramente, da quello che ho ascoltato dal collega, ha scelto Lucera come sua seconda città, pur non essendo nato in queste città. E devo dire che il Partito Socialista ha immediatamente condiviso la volontà di questa amministrazione di conferire a professor Tasturri la cittadinanza onoraria, uomo di straordinario spessore culturale umano. Ha saputo e voluto in numerose circostanze porre in risalto l'operato di numerosi nostri concittadini come ad esempio Francesco Piccolo, Umberto Bozzini, Giambattista Gifuni, Carlo Candida e moltissimi altri. A Lucera ha presentato volumi di grande interesse locale come i due assai ben documentati e illustrati dedicati da Dioniso Morlacco alle dimore gentilizie di Lucera e quello dedicato allo stesso autore alla toponomastica lucerina, oltre l'opera di notevole rilievo documentario e memorialistico di Girolamo Prignano, Ricordi nostalgici, curati dal dottor Giuseppe Trincucci, e il recente libro Urbano VI, Il Papa che non doveva essere letto, importante saggio storico di Mario Prignano. Addirittura di recente ha in corso di stampa l'opuscolo Tra cronaca e storia, un cittadino benemerito Giuseppe Cavalli, sindaco di Lucera. Questi sono solo alcuni degli innumerevoli esempi dell'interesse non solo professionale che il professor Tasturri ha sempre mostrato nei confronti della nostra città. A professor Tasturri esprimiamo profonda e sincera gratitudine per aver saputo portare alla ribalta con competenza e professionalità in Italia e nel mondo il nome della Daunia e con essa il nome della nostra città. E con questi sinceri sentimenti e con profonda emozione personale, in qualità di docente del liceo Bonghi, liceo che ha visto il professore tra i suoi maestri, che oggi accogliamo il professor Tasturri nella nostra comunità, nominandolo Lucerino Onorario DOC. Grazie.